Ragazze, come state? Allora, io così così, però spero meglio per voi, spero tutto bene. Allora, faccio questo video di presentazione, introduzione del canale. È comunque un video dove volevo un attimino parlarvi per spiegarvi un attimo cosa è successo. Allora, innanzitutto volevo cominciare con il dire che ringrazio di cuore chi mi ha sempre seguita e chi è tornato su questo canale, quindi a seguirmi ancora e ad incoraggiarmi, a darmi tanta, tanta solidarietà, tanto incoraggiamento nel proseguire, nel continuare, perché questo canale, è nuovo, però è un continuo della mia vita, perché tutto quello che ho fatto comunque nell'altro canale dentro di me non lo cancello. E inoltre volevo anche ringraziare le nuove ragazze, perché hanno letto dei post che hanno lasciato, delle condivisioni che hanno lasciato le mie colleghe, che ringrazio infinitamente perché mi hanno aiutata tantissimo, mi hanno mostrato appunto tanto tanto affetto, tanta solidarietà, ed è bello quando su YouTube appunto si conoscono certe persone, quindi le ringrazio tantissimo, ringrazio tutte quelle che mi hanno aiutato, grazie, 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 grazie. Allora, quindi volevo appunto ringraziare anche le nuove iscritte che appunto hanno letto i post di queste mie colleghe e molto gentilmente, molto carinamente sono venute appunto sul mio canale a iscriversi e comunque a commentare, a lasciare un commentino per farmi vedere che anche loro erano lì a sostenermi. Quindi vi ringrazio tantissimo. Adesso voglio cominciare parlandovi e spiegandovi bene nel dettaglio cosa è successo, perché ne ho parlato un po' su Instagram, anzi molto su Instagram, però ovviamente le storie non sono mai come un video dove tu racconti in maniera scorrevole, diciamo, tutto. Allora, cosa è successo? Io giorni fa ricevo un'email. Questa email dichiarava appunto, mi diceva che appunto si spacciava più che altro per un'agenzia che mi avrebbe offerto un programma in particolare per editare fotografia, per l'editing di fotografie professionale, e io praticamente dovevo sponsorizzare questo programma. Allora, la fotografia, l'editing comunque in particolare, è una delle mie più grandi passioni, quindi io sono andata sul web a verificare se appunto questo programma esisteva, se questa agenzia esisteva, ho verificato l'email di provenienza e comunque non mi sembrava un'email strana. E allora diciamo che ho cominciato un dialogo con questa agenzia. Lungo questo dialogo, sempre appunto tramite email, quindi scambiandoci appunto parecchie mail, questa agenzia mi proponeva delle cose, comunque mi ha mandato un contratto. Insomma, diciamo che la cosa sembrava vera. Quindi io, diciamo che sono sempre stata una che ho sempre controllato qualsiasi tipo di mail di provenienza prima di cliccare dentro. Quindi sono sempre stata una ragazza molto attenta a queste cose. Però questa volta, ragazze, devo dire che mi hanno veramente ingannata, mi hanno derubata. Perché è una vera violazione di privacy, di dati personali, è veramente un reato. Quindi diciamo che mi sono appunto convinta di accettare questa collaborazione in base a tutte queste cose che mi diceva questa agenzia. Quindi mi ha mandato un link dove io devo scaricare questo programma, che appunto loro sostenevano essere un programma professionale. Io stessa l'ho visto perché sono andata a verificare su internet e cose varie, però mi hanno mandato un link
dove appunto scaricare questo programma. Io ingenuamente, perché sono stata veramente ingenua, ho scaricato questo programma sul mio computer. In questo programma, cioè, dovevo praticamente avviare questo programma. Ho avviato il programma, però il programma non si avviava. E lì mi è sorto il dubbio. Lì ho detto, cavolo, non si avvia. Mi sembra un programma appunto strano, però ormai la cosa era fatta. Quindi basta, ho spento il computer e non sono più appunto andata avanti. L'altra sera, mentre cenavo, mi arriva un'email da parte di Google. Google mi avvisava che erano state cambiate delle credenziali del mio account Google. Quindi era stato cambiato il numero, l'email di recupero, praticamente tutto. Quindi io ero impossibilitata totalmente a recuperare. Appunto, il mio account non potevo assolutamente entrare in nessuna maniera. Provavo a fare il recupero password, ma nulla, l'accesso era completamente negato, completamente bloccato. Quindi cosa ho fatto? Mi sono cominciata a preoccupare, ho detto mamma mia, qualcuno mi ha hackerato il profilo. Dopo un po' mi cominciano ad arrivare su Instagram dei messaggi da parte vostra dove dicevano che avevano appunto ricevuto una notifica di un caricamento di un video sul mio canale un po' strano, un signore americano che parlava in live, insomma, diciamo che mi sono arrivate delle segnalazioni. Da lì sono andata a controllare il mio canale era ancora attivo, però i video erano tutti privati. Dopo un po' questo canale è completamente sparito, nessuno più riusciva a trovare il mio canale, quindi l'avevano completamente cancellato. E mi sono rivolta anche alla polizia postale, la polizia postale mi ha appunto detto che Google dovevo appunto rintracciare Google per recuperare il mio account e quindi per cercare di fare qualcosa, perché anche se avessi fatto la denuncia, trattandosi di un account estero, anche loro stessi non sarebbero riusciti a fare nulla, perché i tribunali dell'estero dovevano mandare dei permessi, delle cose che in realtà non mandano. Quindi diciamo che su questo campo purtroppo non ho potuto andare avanti, non sono potuta andare avanti. L'indomani mi sono messa a contattare Google, sia telefonicamente perché ho trovato un numero italiano di Google, ma non zero, non si avviava appunto il centralino, la voce automatica, però poi al momento di aver passato l'operatore completamente non riusciva a rintracciare nessuno. Ho contattato anche Chiara del canale Chiaretta Alfredo, l'ho chiamata, mi ha girato appunto l'email di quando appunto a lei è successo di aver l'account anche lei bloccato, però diciamo lei era in una situazione un po' meno grave della mia, perché comunque lei è riuscita a ripristinare il tutto, anche perché il canale era ancora presente, il mio era completamente cancellato. Quindi praticamente Chiara mi ha girato l'email con persone con cui lei si era messa in contatto e io ho mandato delle mail, continuavo a mandare delle mail anche a Google, ho provato ad avviare la chat per parlare anche con YouTube, ma zero ragazze, cioè noi siamo completamente abbandonate a noi stesse. Se a noi succede qualche problema di questo genere, noi non abbiamo modo di recuperare le nostre cose. La notte, ragazza, non ho dormito perché veramente avevo il pensiero a tutto, ai miei dati, a cosa potevano fare con la mia mail, perché veramente potevano combinare di tutto. Cosa potevano fare con i miei video, con i miei dati personali. Un dispiacere immenso per la perdita di tutti i video che ho girato. Ragazzi, io ho cominciato ho aperto questo canale quando mi sono sposata. Quindi, da quando mi sono sposata a oggi c'erano un sacco di video con un sacco di ricordi. Infatti, io non so spiegarvi come mi sono sentita, ma mi sono sentita completamente derubata, come se ti sono entrati i ladri dentro e hanno preso le tue cose, perché hanno preso le mie cose, hanno preso il mio lavoro,
perché dietro un video so che può risultare strano magari per qualcuna di voi capire, diciamo, l'affetto che si ha verso il suo, verso questa cosa, però veramente io in questi 4 anni ho messo tanto impegno, tanto amore, perché era un canale con degli iscritti, eravamo arrivati a 10.000 e più. Per guadagnare queste persone che comunque si sono affezionate a me e sono entrata nel cuore comunque in un posticino, mi sono guadagnata un posticino appunto nel loro cuore perché comunque mi seguivano persone veramente con affetto e mi seguono perché appunto a quanto vedo molte ragazze mi hanno cercata, mi hanno ritrovata. E, insomma, sono stati 4 anni veramente lavorati con passione, con amore, con dedizione. Io ho passato, impiegato tanto tempo dietro i video perché editavo, registravo, editavo, dovevo pubblicare, ma lo facevo con passione, con amore perché è una cosa che mi piace. Infatti, se non sarebbe stato così, non avrei riaperto il canale. Ormai il canale YouTube per me è diventato parte delle mie giornate, della mia vita, quindi cioè, ci sono rimasta veramente male. Mi è dispiaciuto un sacco sentire il commento di una ragazza che mi ha definito patetica per questo dispiacere, come se al giorno d'oggi una ragazza non si può dispiacere per qualcosa di meno grave rispetto a tante cose che succedono nella vita brutte. Però una ragazza non si può dispiacere per qualcosa che ha fatto con amore e che ha perso così da un momento all'altro, senza motivo, perché comunque non c'era motivo non c'è motivo di fare queste cose brutte. Però vabbè, definirmi patetica, con molta educazione tra l'altro. Vabbè, non ho nemmeno risposto a questa persona su Direct perché veramente non ne valeva la pena. Perché non mi sento patetica, ma mi sento una ragazza che si è dispiaciuta per un lavoro che ha fatto, un diario di video, di ricordo personale che comunque condivideva con voi, quindi insomma mi sono abbastanza dispiaciuta. Quindi vi stavo dicendo, ho condiviso il tutto su Instagram, ho trovato una persona che mi ha aiutata veramente il giorno dopo, tutta la mattina. A cercare di recuperare il tutto, ma è stato praticamente un tentativo che non è andato a buon fine. Però devo dire che questa persona mi ha molto tranquillizzata perché appunto a quanto pare questo account Google e anche appunto il canale YouTube sono totalmente stati chiusi. Quindi l'unica maniera per io riavere l'account Google, ma comunque non di sicuro, non forse al 90% non avrei più YouTube, il mio vecchio canale, sarebbe contattare Google e quindi diciamo riattivare l'account facendo un riconoscimento appunto della proprietaria di questo account. Il problema è che appunto Google è assolutamente inattivo, cioè non c'è nessun tipo di supporto, nessun tipo di assistenza. Ho provato addirittura ieri a mandare un'email anche a Striscia la Notizia, però non so se mi risponderanno mai, non lo so. La cosa diciamo che ho capito è che comunque ad altre persone, a tanti altri canali è capitata la mia stessa identica cosa, sono stati truffati nella mia stessa maniera, però questi account sono riusciti a recuperare i loro canali perché facevano parte dei network. I network sono delle agenzie, diciamo, chiamiamole, che tutelano appunto lo YouTuber in questione. Appunto in casi di questo genere direttamente loro possono recuperare il tutto mettendosi in contatto con YouTube, cose varie, per quanto ho capito. Però io non facendone parte non
Non posso. Ho mandato qualche mail a qualche network che ho sentito nominare, appunto, però ovviamente non so se mi rispondono perché comunque non ne facevo parte, non so se possono aiutarmi in qualche maniera. Io non ho ancora perso le speranze, però nel frattempo ho deciso di aprire questo nuovo canale perché non voglio, diciamo, perdere tempo comunque. Volevo riavviarmi perché appunto YouTube, il canale YouTube fa parte della mia vita, è un mio svago. Io sono mamma di una bimba che si chiama Sofia, ve lo dico perché per chi appunto non mi conosceva, e sono moglie di Christian, mi prendo cura della mia casa, non lavoro, quindi per me il mio canale YouTube era un mio svago, che mi portava dei piccoli guadagni, nulla di eccezionale, però comunque mi incoraggiava, diciamo che mi incoraggiava, mi teneva impegnata, mi distraeva, quindi è stato per me una delusione. Io nulla, io vi ringrazio ancora tutte le mie colleghe che mi hanno aiutato, Chiara, Serena, Federica, Alessandra, Anna Gloria, c'è anche Nicole, che tra l'altro non conoscevo e che è stata una dolcissima scoperta, quindi non tutto il male viene per nuocere. Altre mie amiche di Instagram, tra cui Daniela, Giulia, tutte le ragazze che hanno ricondiviso le mie storie. Non voglio dimenticare nessuno, però mi perdoneranno se dimentico qualcuno, ma credetemi, in questi giorni ho la testa in aria. Infatti mi sono andata a coricare, ragazza, una sera con una testa che mi faceva male, come se mi avrebbero dato una capocciata di quella sensazionale. Mi sono andata a coricare col mal di testa, mi sono risvegliata col mal di testa. Mi sono dovuta prendere anche una tachipirina e diciamo che la situazione è migliorata, però comunque veramente il dispiacere per me, che sono comunque una ragazza che fa le cose perché le vuole fare con passione, che ci tiene e cose varie, mi è dispiaciuto. Quindi spero che appunto questo canale riprenda, partirà con magari dicono anche meglio di prima. Però veramente mi è dispiaciuto un sacco perdere il mio vecchio canale. Vi parlo veramente con la voce spezzata perché comunque è una sensazione bruttissima. Proprio ti senti derubata, derubata dentro. Insomma, comunque io voglio ripartire. Grazie mille per tutti i commenti, i messaggi in direct. Ho cercato di rispondere a tutti perché è la cosa. Perché per me rispondere a tutti appunto è un senso di educazione. Qui su YouTube ho lasciato i cuoricini a tutti, ma veramente vi ringrazio tantissimo, tanto, tanto, tanto. Fate come se le mie parole arrivassero a ognuno di voi, singolarmente. Grazie, 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 grazie. Adesso vi saluto che c'è la piccola che già vuole entrare dalla porta, lì c'è mia madre, però già mi chiama. Da ora in poi vi pubblicherò gli ultimissimi video che avevo pubblicato sul mio canale perché quelli li avevo salvati sul nuovo computer. E altri video ricordi, diciamo che sono riuscita a recuperarli, però la maggior parte no, perché non li avevo, cioè li avevo salvati nel vecchio computer e poi c'ho avuto un problema che non sono riuscita più a recuperare delle cose dal computer perché si era guastato. E quindi diciamo che c'è stato proprio in mezzo proprio la negatività su di me. Vabbè, ragazze, partiamo più forti di prima. Se vi va, appunto, continuate a iscrivervi, continuate a girare la voce, aiutatemi a ripristinare, diciamo, il lavoro fatto fino a questa ad oggi. E niente, vi mando un grandissimo abbraccio, un grande bacio. Vi stavo dicendo, vi caricherò questi video, gli ultimi video che ho fatto appunto nel precedente canale, così do la possibilità anche alle nuove iscritte di imparare un pochino a conoscermi, visto che si sono iscritte senza appunto conoscermi perché non hanno visto gli altri vlog, le altre cose, quindi volevo appunto dare un'idea di me attraverso questi ultimi video che ho girato.
Vi mando un bacione grande, noi ci vediamo presto, speriamo con un nuovo video e speriamo di avere delle notizie positive. Un bacio!